Buonasera, bentrovati. S1 Magazine riparte questa sera, sempre su Soverato 1 TV. Grazie per essere ancora con noi in questa nuova edizione. Io vado a presentarvi l'ospite di questa serata, un gradito ritorno: Luigi Aloisio, avvocato, sindaco di San Sostene e presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Buonasera, bentrovato. Buonasera a lei. Allora, partiamo proprio da questo ultimo incarico, da questo nuovo incarico, Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, che ben si amalga con quella che è la sua passione amministrativa e anche l'impegno amministrativo. Ma come nasce questa nuova esperienza? Beh, l'esperienza nasce dalla, dalla volontà di ritornare a quella che era... Eh, la creazione di una struttura sovracomunale o meglio, intercomunale. Eh, io sono stato tra coloro che hanno costituito l'unione dei comuni. La comunità montana ormai cessava di esistere nella zona mare, ormai i comuni erano semimontani, quindi non, non aveva più ragione di esistere normativamente eh, la, la comunità montana. Quindi c'era da da far cessare tutto quel know-how, tutta quell'esperienza, tutto quello che noi avevamo creato anche nei servizi associati. e Io, in quel periodo, ero sindaco, ho creduto sempre a queste forme di associazionismo. Tant'è vero che il primo ufficio tributi associato è stato a San Sostene presso la comunità montana. Quindi abbiamo costituito i sindaci da allora, questa unione dei comuni. quindi L'esperienza attuale è una volontà di ritornare a quell'esperienza no, iniziale e dare un contributo assolutamente eh, nuovo e con la voglia di creare più servizi insieme. Come si riesce a far convergere gli interessi comuni? Non credo sia facile nell'ambito di una singola comunità. Ecco, come gestire l'unione? Intanto devo dire che i sindaci dell'Unione, quasi tutti, credono nelle forme associate, credono nell'Unione. C'è una serenità totale in tutte le amministrazioni. Quindi in questo è molto facile almeno quasi completamente c'è l'idea dell'unione, quale ehm, evoluzione necessaria per poter amministrare bene nei singoli comuni. Come si fa a coniugare? Si tratta di credere che un singolo comune non può, con le proprie risorse, gestire il proprio territorio senza l'aiuto degli altri, ma questo lo dico... Oh, con orgoglio, sa perché? Per il semplice motivo che quando abbiamo creato per esempio l'ufficio tributi associata, allora parlo del 2003-2004, pochi ci credevano. Quando abbiamo costituito l'unione dei comuni, pochi ci credevano. Dal 2010 sappiamo che a livello legislativo hanno imposto ai comuni, ai piccoli comuni, la forma associata nei servizi essenziali. Quindi a livello legislativo nazionale hanno capito quello che noi avevamo capito quando abbiamo costituito l'Unione dei Comuni. Senza le forme associate i piccoli comuni non possono reggere. Faccio un esempio, i servizi sociali che funzionano in maniera eccezionale eh, all'Unione dei Comuni. Tant'è vero che servono anche altri comuni, tipo Satriano, ma altri comuni... Che non fanno parte dell'unione. I servizi sociali non possono, i singoli comuni non hanno i servizi sociali. È difficile avere figure, poter mantenere delle figure di psicologi, di, servizi, di assistenti sociali, un singolo comune non lo può fare. Ma ci sono i casi di adozione, ci sono i casi purtroppo di povertà dei casi di inabilità assoluta da trattare. Ci sono anche dei casi, che vanno seguiti dal punto di vista psicologico, della, molte volte interveniamo per le scuole. Immaginate piccoli comuni ad avere già, sono, hanno un, sono sottodimensionati a livelli d'organico. È impensabile che gli stessi comuni, piccoli comuni, abbiano anche l'assistente sociale e lo psicologo cioè, certo. è impossibile a credere allora l'Unione dei Comuni ha assistenti sociali ha la psicologa ha una, una serie di un gruppo di professionalità che garantiscono l'evasione delle pratiche anche inviate delegate dal tribunale dei minorenni in maniera eccezionale in maniera organizzata e funzionale e quindi ecco, questo è l'esempio tipico, la possibilità attraverso l'associazione, attraverso l'unione di poter garantire un servizio che altrimenti il singolo comune non potrebbe garantire. Certo, ed è il punto di forza. Ed è del punto di forza. E in questo caso è molto delicato, ho parlato di un servizio delicatissimo, no? ma se parliamo anche della centrale di committenza, ormai gli appalti... no? Devono essere gestiti in maniera informatizzata al massimo. Anche questo il singolo comune non può pensare di avere la capacità di creare dei supporti telematici informatizzati per poter effettivamente fare degli appalti seri con la nuova normativa, no? eh, Lo può fare attraverso una struttura che serva a più comuni. La centrale di committenza eh, è associata anche San Vito ultimamente, anche altri comuni che non fanno parte dell'Unione, per fare vedere la validità di quello che abbiamo creato come Unione. E quindi ci sono delle strutture, dei servizi che eh, i comuni non potrebbero assolutamente gestire da soli. Ora stiamo creando per esempio lo sportello di edilizia, no? anche questo. O avere la possibilità di creare uno sportello, a parte che è obbligatorio ormai inviare come il suo app direttamente allo sportello, però creare uno sportello dove il tecnico, attraverso cui il tecnico dallo studio invia, invia, come succede per il processo telematico, sì. no? Sì. Sì. Eh, lei è una collega quindi... No, mi, mi comprende da questo punto cioè, di vista, noi inoltriamo gli atti telematicamente, ci gestiamo e controlliamo no, l'andamento del procedimento, quindi se la controparte ha depositato l'atto processuale, quindi non si va quasi più in cancelleria. Certo. La possibilità di farlo a livello di eh, sportello dell'edilizia: una bella evoluzione, una bella evoluzione, e anche io sono uno che. Dico che la legalità non, va a parte, non fa parte, non, non si ottiene attraverso i convegni. L'altra volta beh, ricordo oh, quale sacerdote lo, 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 lo ha detto oh, recentemente: e, pochi convegni e molto più fatti, soltanto in questo modo si combatte la delinquenza, soprattutto la delinquenza organizzata. Io le dico, attraverso la trasparenza, attraverso i fatti noi effettivamente no, combattiamo le negatività che purtroppo nelle burocrazie, no, nella, nella pubblica amministrazione, come in, tutti, come in tutti gli enti, in tutta la società c'è. Allora, poter dare la possibilità di verificare, di inviare in via telematica il progetto, per esempio, permesso a costruire avere restituito col numero di protocollo, sapere che nessuno scavalca, quindi servi, eh, seguire in via telematica tutto ciò che succede, la richiesta del parere, eh, vedere I vari, con, eh, i vari passaggi dallo studio. Questo dà trasparenza, dà una sicurezza di legalità, dà una sicurezza che tutto avviene secondo i passaggi giusti e la possibilità di rapportarsi anche ed eliminare quelle lunghe file che ci sono davanti gli uffici tecnici eh, che molte volte sono un neo certo. del, delle, delle, dei nostri comuni ma in generale di tutte le pubbliche certo, amministrazioni per, per tutte queste ragioni che le ha spiegato quindi, è un'evoluzione notevole quindi questa evoluzione la si può fare solo attraverso delle, delle, delle forme di unioni quindi dell'unione dei comuni immaginiamo un comune che possa eh, costruire Un'impiantistica di questo genere, un'organizzazione di questo genere, è impossibile no? creare una struttura da cui traggono i vantaggi i singoli comuni e questo è fattibile. Noi lo stiamo creando attraverso l'Unione. Veramente c'è una volontà molto forte da parte di tutti i sindaci. Andiamo certo. d'accordo da questo punto. Perché paradossalmente i tagli di oggi andrebbero a rendere tutto ancora più difficile, ecco certo. perché c'è bisogno di una struttura che in qualche modo unisca. Lei ha messo in evidenza anche la partecipazione attiva per quel che concerne gli oneri, che è più che legittimo avviso e non è un concetto per nulla scontato. Partecipare attivamente anche agli oneri, quindi da parte di tutti i componenti dell'Unione. È un passaggio molto importante questo. Eh. Colto veramente a sé. Allora, la, la giunta, giunta dell'Unione è composta dai sindaci dell'Unione. Certo. Questo è fondamentale. Sapete perché lo dico? Perché eh, io ho vissuto la comunità montana. Lei ha toccato un punto molto importante che era molto politicizzata. E gli assessori erano espressione dei partiti, no? in questo caso c'è poco da scegliere. I, i, gli assessori sono i sindaci del, dei comuni. Quindi si va al di là, e questo è importante: si va al di là dei partiti, si va al di là della, uh, di quelli che sono degli interessi delle, delle proprie idee politiche e quindi la partecipazione, i pesi, eh, le attività vengono fatte esclusivamente per il benessere della comunità, no? al di fuori di quello che può essere l'indicazione e l'indirizzo politico. E lo dico perché in evidenza è anche per la, la mia nomina di certo, presidente, certo. Eh, cioè era al di fuori di ogni, di ogni logica, perché andiamo, verifichiamo, la maggior parte del, de, de, delle amministrazioni comunali dell'Unione sono più di centrosinistra. No? Io, ideologicamente sono più di centrodestra ma ripeto né io quando ho portato avanti il precedente eh, presidente che era di centrosinistra né ora eh, coloro che erano di centrosinistra nel portare avanti me come presidenza hanno avuto si oh, sono sottoposti a quella logica di partito ecco perché eh, è fondamentale e Questo è assolutamente positivo, eh, positivo Uh, la partecipazione viene fatta effettiva perché eh, sono i sindaci stessi che hanno interesse. Se va bene l'Unione vuol dire che va bene la singola comunità e la propria amministrazione. Quindi eh, c'è una partecipazione molto attiva. E diritti fatto, e oneri e, e pesi vengono condivisi nell'interesse. È un fatto culturale. Come interpretare tutto questo? Ecco perché eh, recentemente. interpretarlo nella maniera sbagliata, porterebbe. Guarda, noi abbiamo avuto la soddisfazione in sede di ambito dei servizi sociali. Abbiamo avuto l'ASP, rappresentante dell'ASP. Sono, hanno voluto conoscere le singole realtà e sono venuti anche all'Unione dei Comuni Vi posso, uh, le posso dire con grande soddisfazione che hanno fatto i complimenti a come viene gestito ho parlato dei servizi sociali eh, come viene gestito effettivamente quella risorsa, quelle, quelle risorse che l'ambito uh, consegna all'Unione come vengono gestiti poi i bisogni, la soddisfazione dei bisogni nelle, nelle singole comunità. Perché mentre l'ambito divide le risorse per numero di abitanti, noi nell'interno dell'Unione li dividiamo non per numero di abitanti, ma per bisogni. Quindi si può anche verificare sì. che San Sostene ha meno bisogni di isca faccio un esempio o viceversa ma nessuno dei sindaci di isca o di san sostene muove un dito per dire perché a me arrivano meno soldi rispetto ad isca nella distribuzione ma sono i servizi sociali che verificano quelli che sono i bisogni dei paesi dell'unione e destinano le risorse può capitare che san sostene in quell'anno ne ha di più può capitare nell'anno successivo ne ha di meno, in base ai bisogni. Quindi questo è molto importante perché diamo un segno che eh, le risorse vanno effettivamente destinate in base alle esigenze, certo, certo. non in base e molte anche volte... Per ricollegarci al discorso di prima, quell'evoluzione culturale certo. che eh, consente di vedere le cose in questa direzione. Abbandonare quel clientelismo che molte volte è il neo. Della, assolutamente, politica, assolutamente. della politica locale e guardare effettivamente le esigenze e i bisogni delle comunità. Questo lo stiamo superando, ma viene superata con la logica dell'Unione. Indubbiamente, non nascondo che c'è il comune che ci crede di più, il comune che ci crede di meno, però la logica dell'Unione è nata e se continua ad esistere vuol dire che nella maggior parte ci crediamo. Il binomio perfetto è dunque eh, efficacia, efficienza e risparmio dall'altra parte. Quindi efficienza e risparmio dell'area tecnica condivisa. E la prima bozza ha riguardato Isca, San Sostene e Sant'Andrea. Il progetto ovviamente verrà presentato a tutti gli altri comuni, è così? Sì, mm. abbiamo iniziato, la logica molte volte è questa, cioè... Eh, ripeto quello che ho detto in, uh, in precedenza, io capisco che molte volte il singolo progetto possa non essere immediatamente compreso da tutti i comuni che fanno parte dell'Unione. E allora spesso noi iniziamo con quei comuni che credono in quel progetto. No? Per poi ampliarci agli altri. Noi siamo convinti che questo progetto di ufficio tecnico associato che certamente è molto, è molto eh, futuristico no? certo. perché, perché? Eh, sappiamo che il, il centro di interesse eh, di un comune ormai è l'ufficio tecnico eh, basta vedere la posta il 90% riguarda l'ufficio tecnico, perché urbanistica, ambiente, edilizia, eh, insomma c'è tutto per opere pubbliche, quindi è un nucleo molto importante. Eh, creare un ufficio tecnico associato, informatizzato, eccetera, eccetera, è un'evoluzione molto, molto difficile, però noi ci, creiamo, ci crediamo e Sanso, Sant'Andrea e Disca eh, ci credono già subito. Ecco. Ma noi siamo sicuri, perché conosciamo gli altri sindaci eh, che hanno sposato sempre quelle che sono state le, le idee dell'Unione, che anche loro si associeranno. Un'altra iniziativa interessante dell'Unione che ho letto l'acquisto di un rilevatore di presenze per quel che concerne i dipendenti dell'Unione, proprio per garantire l'efficienza amministrativa. Con le impronte digitali e con e la, la telecamera, eh, non sta, in teoria non ce n'era bisogno perché cioè, non c'è stato mai un assenteismo, non c'è stato mai, anzi, semmai molte volte si sta di più, i dipendenti stanno di più rispetto a quanto dovrebbero stare. Però si è voluto dare un segno, un segno di legalità. All'eccesso, dato che vi era un periodo in cui di questi problemi a livello nazionale se ne sentiva spesso nei nostri telegiornali, abbiamo detto: diamo un segno e facciamo vedere no? addirittura impronte digitali, telecamere e tutto al massimo. Non solo la semplice scheda che chiunque la può passare all'altro per no? indicare la propria certo. presenza. Quindi abbiamo voluto fare vedere che all'Unione dei Comuni addirittura noi vogliamo rispettare al massimo, garantire al massimo quello che Beh, è l'impegno di legalità, è un messaggio anche. che dovevamo dare un e volevamo dare. Un messaggio concreto, certo. assolutamente. Eh, senta, lei prima parlava di bisogni, eh, ehm, le problematiche principali, le priorità sulle quali proprio sedersi a tavolino e eh, lavorare, sulle quali state già lavorando. Allora, secondo me noi dovremmo sviluppare eh, soprattutto in questo momento, perché per il resto bene o male ehm, stiamo lavorando da anni e ci stiamo riuscendo, però secondo me su un punto noi dobbiamo lavorare meglio è il turismo. Perché secondo me il turismo ha bisogno molto della unione. Non è solo quell'infrastruttura di cui hanno sempre parlato, secondo me è quasi impossibile da realizzare quale è il lungomare unico, no? tutti parlano, io capisco che molte volte si, eh, si ha bisogno di simboli, forse il lungomare unico simbolicamente rappresenterebbe l'unione turistica no? dal punto di vista logistico, però secondo me, a parte questo che è difficile da realizzarsi, nel senso che economicamente ci vorrebbe molto, una spesa eccessiva. Secondo me, bisognerebbe lavorare su, uh, a livello turistico, per esempio, di creare dei bus da parte di tutti i comuni unici per il collegamento che non esiste con la stazione principale di Lamezia, l'aeroporto di Lamezia, e così per poter portarli nelle varie strutture. Ad esempio, a Disca c'è la piscina. Eh, soverato c'è altri eh. la, la interrompo un secondo perché sono assolutamente d'accordo su quello che lei sta dicendo unione turismo anche perché le potenzialità turistiche ci sono tutte però non si riesce a far decollare questo turismo quindi trovo molto interessante questo discorso che lei sta facendo come realizzarlo è difficile da realizzare perché eh, bisogna unirsi pubblico privato secondo me qui no cioè non solo, non solo le amministrazioni ma anche i privati devono crescere io oggi facevo una battuta dato che si attaccava il ministro che aveva parlato negativamente del sud nella scuola eccetera cioè io ho fatto solo una battuta stamattina ho detto non piangiamoci troppo noi al sud perché molte colpe noi ce l'abbiamo perché se poi fanno i film No, benvenuti al sud. Eccetera, eccetera, e ridiamo anche quando ce li vediamo. No, vuol dire che un fondo di verità c'è. Una domandina eh, va fatta e darsi eh, la risposta, ovviamente. No, voglio dire, vuol dire che effettivamente, no? quella pausa, la pennichella all'ufficio postale, no, nel dire poi ritorno con calma, no? cioè, ci sono delle negatività. Questa è una delle negatività a livello turistico, cioè andare al centro nord no? e vedere delle strutture, degli alberghi per esempio collegati tra di loro, che hanno dei, eh, dei, dei bus, hanno delle, delle, delle strutture uniche per tutti. No? E questa è una crescita culturale che a noi manca. no? Noi vediamo spesso delle strutture similari che fanno lotta tra di loro. No? E, e quindi pensare di creare un'unione anche dal punto di vista turistico diventa un po' più difficile perché c'è bisogno anche dell'apporto dell del privato. Secondo me ci si può lavorare in questo. Tutti insieme, sia il pubblico sia il privato nel creare delle, eh, tutto dei posti letti maggiore, è inutile che ognuno facciamo nei singoli comuni creiamo le stesse cose rispetto agli altri, così come eh, è inutile andare a creare delle impiantistiche tutte le stesse, cerchiamo di diversificarci per creare tutte le possibili risorse ricettive di cui ha bisogno un'evoluzione un turistica del nostro territorio e poi soprattutto collegarla perché è molto staccata rispetto a quelli che sono i centri dei trasporti che sono la ferrovia e l'aeroporto la, e, no? e quindi attraverso quest'unione noi riusciremmo e potremmo effettivamente io vi posso dire mi ricordo quando diventai Sindaco la prima volta, mi ricordo che davano molti finanziamenti per le piscine, no? e lo proposero anche a me. Dato che si parlava della piscina a disca, della piscina Catanzarolido, Brognaturo, no? avevano presentato. Io dissi: No, facciamo tutti piscine. Eh, voglio dire, no, 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 non serve. E devo dire che le difficoltà di piscina brognatura, di piscine mi pare che non esiste, che è stata trasformata, non la difficoltà è la piscina di Isca, cioè, dimostra che crearne altre sarebbe stato ancora mh, più negativo. E quindi bisognerebbe un attimino interagire e cercare di verificare, di fare un'idea progettuale per vedere come collocare in tutta questa fascia sia di costa che montana, quelle strutture, quegli impianti che servono per dare un'offerta turistica a 360 gradi, senza gelosie, senza rivalità, e poi tutto questo complesso collegarlo con quello che è il, il punto di riferimento dei trasporti che è la Mezia. Se noi facciamo questo, cresciamo, altrimenti la costa tirrenica sarà sviluppata, la costa ionica non sarà mai sviluppata. L'unione sul fronte tematiche ambientali e attività culturali da lanciare tutti insieme? Noi, intanto, a livello culturale abbiamo creato delle iniziative, abbiamo ideato un'annualità, eh, un cioè una programmazione annuale a livello culturale. Per cui ogni anno noi faremo eh, una, un progetto culturale che sposeremo a livello di unione. L'anno scorso abbiamo ipotizzato dei, dei video, dei messaggi dal punto di vista paesaggistico, turistico, anche a livello di tradizioni, anche culinarie, eccetera, eccetera. Quest'anno e gli altri anni studieremo le varie... E progettualità e culturali che noi mh, ricepiremo. Dal punto di vista ambientale, si collega molto a, lo collego molto a quello turistico. Noi abbiamo un ambiente che è invidiabile dal punto di vista non solo paesaggistico, ma anche a livello. Io, il paesaggio non è solo estetica lo dico sempre da questo punto di vista perché lo dice la legge. Eh, ma è eh, l'identità culturale delle singole comunità. Noi abbiamo delle tradizioni eh, unite anche all'aspetto estetico, che sono oh, qualcosa di eccezionale: questo, è storico, oh, bellezze naturalistiche a livello culturale, eh, anche questo potrebbe essere un nostro punto, di fe di, 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 di un punto fermo eh, per la promozione turistica. Eh, quindi ambiente e turismo, secondo me, sono leggermente indietro rispetto a tutto il resto, che invece ha un'evoluzione ormai molto forte, molto veloce a livello di Unione dei Comuni. Basta pensare che anche ora stiamo ipotizzando un rifugio, la oh, nuova sicanina associata, e a questo ci tengo in particolare, è stata sposata benissimo da tutti i sindaci. Noi sappiamo che pochissime strutture in questo momento sono adeguate alle nuove normative sanitarie. Così come sappiamo che ormai si, eh, le, ogni famiglia ha i propri animali da compagnia. Eh, così come sappiamo che i comuni hanno una spesa enorme che grava sui cittadini per quanto riguarda l'obbligo di far fronte al randagismo. Creare una struttura, un gioiello a livello calabrese, adeguandola alle norme, no, creando una struttura nuova, quindi adeguata a livello igienico, sanitario ambientale un canina con la, la normativa attuale secondo me è un gioiello che, è, progetto assolutamente è un progetto che porterà, porterà, porterà un adempimento totale agli obblighi che abbiamo di legge ma soprattutto anche una gravare meno i cittadini riguardo una spesa che vi posso assicurare molto, è molto pesante per ogni singolo comune e quindi come vede a livello di opere pubbliche, a livello di servizi, l'Unione dei Comuni rappresenta un passo avanti, lo dico con grande orgoglio, eh, rispetto ad altre comunità. Diciamo che dobbiamo lavorare eh, un po' di più a livello turistico e a livello ambientale. Tra l'altro ho letto anche di uno studio redatto per far fronte al fenomeno eh, cinghiali sì, che sì. non è da tenere sotto banco assolutamente. Stiamo per dare l'incarico, abbiamo fatto una, un incontro con esperti poco tempo fa. Stiamo dando un incarico per, per fare delle proposte serie alla Regione. Perché secondo me non c'è effettivamente una soluzione che la Regione in questo momento ha trovato. Non do colpa a nessuno: eh. nel senso che in questo momento non hanno trovato una soluzione effettiva per superare questo problema gravissimo dei cinghiali. Noi vogliamo dare attraverso questo studio oh, non solo dire quanti sono i cinghiali, il censimento dei cinghiali, ma anche quelle che per noi e per i nostri esperti saranno delle devono essere le soluzioni che dovrà assumere la regione per risolvere o per uh, diminuire questa grossa problematica. Senta, sindaco di San Sostene, eh, dicevamo proprio prima delle difficoltà oggi dei comuni proprio in ambito amministrativo. Ecco, che tempo storico sta vivendo proprio l'amministrazione per quel che concerne i comuni? Guardi, è molto difficile amministrare in questo momento. È difficile dal punto di vista economico, è difficile da un punto di vista anche delle responsabilità, perché si è, si è molto molto sotto, um, no? sotto il controllo. Allora si è passati da una, un, non, un non controllo totale, no? eh, c'era un lassismo no? dei comuni a livello amministrativo una gestione anche delle spese molto libera, molto allegra possiamo dire. Ora si è passati molto a una rigidità. Perché come spesso accade si passa ad un eccesso. Sì, che non dà spazio. Molte volte, per dare, per dare un esempio, io capisco la rigidità in, negli appalti, però molte volte il potersi affidare alle ditte fiduciarie, no? dava la possibilità di non trovarsi poi in certe situazioni, per esempio come ci siamo trovati noi in questo momento per uh, delle, degli impianti fotovoltaici a livello di illuminazione fotovoltaica, siamo in controversia con la ditta appaltatrice, voglio dire, ci sono degli iter lunghi. Molte volte um, la gestione fiduciaria dava la possibilità di poter scegliere quel gruppo di, di imprese che dava una... Una sicurezza di serietà, di legalità, io capisco che poi veniva usata molte volte per preferire sempre le stesse, no? Quindi capisco molte volte la rigidità, però l'eccessiva rigidità ha portato molte volte a fare delle gare dove partecipano 150 concorrenti dalla Puglia, dal Lazio, da, da, dalla Lombardia che poi subappaltano e quindi molte volte non si sa con chi, ha, con chi si ha a che fare non è che si ha poi la possibilità di dire no tu non mi piaci e do a un'altra ditta è chiaro che poi bisogna rispettare quei, quei termini per le giudicazioni e bisogna giudicarlo e questo, questo dà molta difficoltà a noi sindaci che chiaramente poi andiamo sempre ad a scontrarci con delle realtà molte volte difficili da affrontare. C'è qualche progetto in particolare sul quale lei sta lavorando in questo periodo per quel che concerne San Sostene? Sì, abbiamo intanto dei lavori in corso che sono della pubblica illuminazione, stiamo trasformando, sostituendo tutti i pali di illuminazione con anche le lampade a LED sì. e stiamo ammodernando e mettendo in sicurezza la 106. Ormai su tutti i lavori che... Tra marzo e aprile saranno finiti. Eh, così come l'impiantino di biomassa, ormai, sembra, ormai eh, no? sembra arrivare alla conclusione, e successivamente da questo partirà quella pellet. Diciamo che sono progetti questi a cui credo molto, eh, per non dimenticare eh, quel progetto a cui tengo moltissimo che è la nuova scuola, eh, una struttura completamente nuova per la scuola media eh, dotata anche di un'area un ampia per quanto riguarda le conferenze eh, no? che molte volte devono essere fatte nel, nell'interscuola no? nel rapportarsi tra le varie scuole che può essere anche utilizzata in marina da, dal comune io sono vi posso, le posso dire ho guardato molto meno quello che erano ehm, le opere che magari davano maggiore visibilità. Io non ho mai creato l'opera pensando alla, a come veniva percepita a livello estetico. Uh, ho cercato di fare tante opere per cercare di garantire la funzionalità e il servizio migliore. È chiaro che per esempio no poteva avere più visibilità andando a stravolgere il lungomare no? però ho preferito questo della scuola è un investimento eh, culturale sono, quindi quasi 600 mila euro insomma stiamo parlando con fondi nostri quindi sto parlando se io avessi investito 600 mila euro sul lungomare probabilmente no? uh, avrei avuto una visibilità maggiore e eh, io in questi anni ho investito tanto sul lungomare per ammodernamento, ma soprattutto per le messe in sicurezza, eh, per, la, per le manutenzioni, però mila euro li ho voluti destinare alla scuola, che in, in, in evoluzione eh, totale c'è una crescita enorme a livello di scuola aveva bisogno di una struttura nuova. Distribuendo anche la scuola materna e la scuola elementare nelle strutture che abbiamo già messo in sicurezza, creare una nuova, per, una, una nuova scuola media, e quindi lasciare tutto lo spazio libero alla scuola elementare nella struttura esistente e passare la scuola materna alla recente ristrutturata eh, struttura eh, dove ora c'è la scuola media. Quindi, puntato molto a quella che è la funzionalità eh, creare una, un qualcosa di molto bello e visibile Tempi di realizzazione? Tempi eh, di realizzazione andrà in appalto, ormai sta andando avanti il progetto esecutivo appalteremo verso giugno noi contiamo a febbraio dell'anno 21 a collaudarla quindi a marzo Aspetta. fare il trasferimento e inaugurarlo da sindaco che periodo politico stiamo vivendo? Stiamo vivendo un, di... un momento di transizione a livello generale, a livello nazionale, perché naturalmente eh, vi è una crisi sociale ed economica che sta attanagliando tutto il paese, non solo i nostri comuni, ma tutto il paese e quindi ci sono molti voti di protesta. Eh, che sono voti, tra virgolette io dico di pancia, no? sono quei voti di sofferenza che però molte volte non, sono, non danno la stabilità. Eh, diciamo che stiamo vivendo un momento difficile dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, o meglio, la difficoltà dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico si trasferisce poi. A livello politico, per cui eh, fa bene un pochettino ai vecchi partiti trovarsi delle, delle, dei movimenti nuovi no? che in qualche modo danno una sversata, però è anche vero che questi voti di protesta non sono voti coerenti, per cui eh, l'Italia ha bisogno poi di una stabilità. Noi siamo in conclusione, l'ultima domanda la riguarda in veste di autore, c'è qualche progetto in cantiere? Il progetto in cantiere è <ride> quello, sempre in materia con il professore Caruso, eh, vorremmo trattare specificatamente la materia dell'energia, dell eh, perché si è parlato, abbiamo parlato molto di, di, di ambiente, di paesaggio, io personalmente. Sì però c'è la materia energetica che in, in fase di sviluppo, basta parlare ora delle trivelle, eccetera, eccetera, quindi in questo momento si sente sempre più questa esigenza e vorremmo parlarne più approfonditamente. Quindi stimolare maggiormente quello che il Papa ha detto, andando verso le energie rinnovabili, abbandoniamo quelle che sono le energie tradizionali. Bene, io la ringrazio, ringrazio l'Avvocato Luigi Aloisio, Sindaco di San Sostene e Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico per essere stato con noi, buonasera, grazie. Buonasera per l'invito, grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito e se un'Omega si intorna giovedì prossimo puntuale come sempre, arrivederci.